Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, non tutti sanno, forse qualcuno sì, che oggi c'è una commemorazione, diciamo di origine devozionale, ma molto graziosa e molto bella, che è il santo sposalizio tra Maria e Giuseppe. Un evento senza dubbio straordinario, meraviglioso, disposto dal cielo, voluto da Dio, preparato e condotto da Lui, perché anche San Giuseppe è stato aiutato dal cielo per fare questa cosa, e secondo tantissimi commendatori, il matrimonio tra Giuseppe e Maria, che è stato un vero matrimonio, un santissimo matrimonio, è stato proprio un restituire al matrimonio la dignità originaria che aveva, perché il matrimonio castissimo tra Maria e Giuseppe, ci sono serie possibilità che sia stato esattamente il matrimonio pensato da Dio, se non ci fosse stato il peccato originale e tutto il resto. E la lettura di oggi, che stiamo celebrando la messa del giorno, perché purtroppo a mia conoscenza non esiste una messa che c'era della sposalizio di Maria e di Giuseppe, nemmeno nei messali antichi. Ci ho spulciato per andare a cercare qualcosa, ma non l'ho trovato, devo fare altre ricerche. Ma il Signore ci fa questo bel regalo, perché le letture di oggi sono quanto mai consone, perché abbiamo sentito nella prima lettura l'ingresso solenne dell'Arca dell'Alleanza nella città di Davide, tra canti, feste e tributi. Ma noi sappiamo bene che l'Arca dell'Alleanza veterotestamentaria è figura di colei che, tra i tanti titoli con cui è invocata, è chiamata anche Arca dell'Alleanza, che è Maria Santissima. L'Arca dell'Alleanza, l'ho ricordato tante volte, ma facciamo un po' di ripasso, nell'Antico Testamento conteneva delle cose molto preziose, che erano i segni vivi della presenza e dell'azione di Yahweh in mezzo al suo popolo, perché c'era un pezzetto di manna, le tavole dei 10 comandamenti scritte con il dito di Dio e la verga fiorita di Aronne, con cui il Signore indicò miracolosamente quale delle 12 tribù di Israele doveva svolgere il ministero sacerdotale al servizio del Tempio, cioè la tribù di Levi, di cui faceva parte Aronne. Capite, no? Sono figura del sacerdozio di Cristo, dell'Eucaristia e della nuova legge del Vangelo. Ma la Madonna dentro di sé non ha portato appunto queste figure, ma ha portato il nuovo e sommo ed eterno sacerdote, che è il nostro Signore, il pane di Dio disceso dal cielo, che è il nostro Signore, e il nuovo Mosè, legislatore della nuova alleanza, che è il nostro Signore, l'Arca dell'Alleanza, per questo che viene chiamata con questo titolo, no? E poi il Vangelo è la fotografia non solo di Maria Santissima, ma possiamo dire anche di San Giuseppe, certamente. Quando gli vengono dette appunto a Gesù che la madre e i suoi parenti lo stanno cercando, lui risponde: chi è mia madre? Chi fa la volontà di Dio? Ecco, Maria Santissima è colei che non ha conosciuto nient'altro che la volontà di Dio, ma anche il suo castissimo sposo San Giuseppe, che viene certamente dopo Maria, ma viene al di là, prima di tutti quanti i santi, non ha fatto nient'altro che tutto quello che Dio ha voluto nella sua esistenza. La vita di San Giuseppe è un mistero da esplorare. Pensate che la vita di San Giuseppe, di Suor Cecilia Bai, che questa grande mistica italiana del Settecento ha avuto la rivelazione della vita di questo santo, io l'ho letta, ci stanno delle cose veramente impressionanti. Voi sapete, per esempio, una delle tante cose di San Giuseppe: lui lavorava, faceva il falegname, tu andavi a commissionare un letto, fammi il letto, dopodiché andavi da Giuseppe e dicevi: quant'è? Sapete, dice San Giuseppe: niente, fai tu. Non cominciamo a fare pensieri malvagi e malsani, che tutti quanti vorremmo avere i falegnami come San Giuseppe, però lui faceva così, era talmente buono e talmente affidato dalla Divina Provvidenza, che si vergognava di chiedere il corrispettivo anche del lavoro compiuto, nel senso che non è che se poi gli davano qualche cosa non se la teneva, se non moriva di fame, ma non c'aveva il cuore di chiederglielo. Quindi non mi ricordo quale grande santo disse una cosa, no? Certamente che il nostro Signore fa le cose fatte bene, che si è affidato Gesù alla Madonna, l'ha messo in buone mani, ma ha fatto anche un'altra cosa, cioè si è affidato alla Madonna e Gesù bambino a San Giuseppe,
li ha messi certamente in buone mani, perché anche questo straordinario santo, questo grande uomo che passa sempre nell'ombra e nel silenzio perché non ci ha lasciato manco una parola, dalla rivelazione sappiamo solo come si chiama e che ha eseguito tutte quante le indicazioni del cielo attraverso i sogni che ha ricevuto. Basta. Però, ecco, certamente con il suo emblematico silenzio e con quello che ha fatto insegna molto. E grazie a Dio, nostro Signore, qualche velo ce l'ha alzato attraverso questo bellissimo libro che chi può lo raccomando, insomma, La vita di San Giuseppe e di Suor Cecilia Bai, che è davvero molto edificante. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano.